Bene, episodio numero 127 di Dragon Ball Super, ovviamente recensione come nostro solito ogni lunedì e siamo qui con un episodio secondo me davvero molto molto interessante e soprattutto non adatto a tutti. Non adatto a tutti perché a tratti questo qui potrebbe risultare un episodio non vuoto ma privo di alcun significato. E no, non parlo delle cose concrete che si sono viste, ma di quelle che non si sono viste. Sì, senza girarci attorno, parlo della scrittura, perché nonostante l'episodio ci abbia mostrato determinate cose, determinate storie, ed in particolar modo una storia, c'è anche una bravura nella scrittura, secondo me, di questo episodio che è solo da lodare. Se ricordate, all'interno dello scorso episodio, quindi all'interno della recensione del 126, vi dissi che probabilmente era arrivato il momento di numero 17. Ed infatti ci avevo beccato in pienissimo, perché era un personaggio che ormai non aveva più nulla da dare, dal punto di vista fisico, dal punto di vista del combattimento. Ed hanno scelto quest'oggi un'uscita di scena del personaggio, secondo me, più che azzeccata. L'hanno fatto sacrificare. Il sacrificio di solito è sempre una cosa ben vista all'interno degli anime, ovviamente sempre parlando di personaggi secondari, anche per quanto riguarda i primari, ma sempre se poi sono destinati a tornare ad un certo punto. Qui viene scelta ancora una volta la formula del sacrificio, ripeto però, seppur per un personaggio secondario, e che funziona benissimo secondo me, se non fosse più che altro per la gestione, per la sceneggiatura. Perché sì, torniamo secondo me sempre allo stesso identico problema, cose fatte con troppa velocità e che lasciano davvero poco allo spettatore, che lasciano godere o soffrire di quel momento davvero pochissimo per l'appunto a chi guarda l'episodio. Quindi ecco, se proprio devo trovare una sorta di pelo nell'uovo, se proprio devo provare a penalizzare questo episodio, lo penalizzo dal punto di vista emozionale. Perché ok, da una parte ci hanno mostrato una storia abbastanza sentimentale, ci hanno mostrato del sentimento, ci hanno mostrato nelle parole di 17 Jiren un qualcosa di davvero non astratto ma concreto. Poi ne parleremo a brevissimo. Ma comunque dall'altra parte, quando c'era da mostrare davvero qualcosa visivamente, quando c'era da far sentire la vera e propria emozione del momento, non ce la fanno sentire più di tanto, perché ok, avviene il sacrificio di numero 17, ma nemmeno il tempo di piangerci su, che finisce tutto, svanisce tutto completamente. Per dirvi, mi aspettavo qualche pianto isterico da parte di 18, mi aspettavo qualche reazione, mi aspettavo qualcos'altro, non il semplice ok, 17 si è sacrificato, magari per salvarci, vediamo di finirla noi con Jiren, ma è stato tutto troppo veloce. Cioè, davvero, quelle inquadrature sugli spalti, con tutti fermi, con numero 18 che ok parla, sembra essere molto triste dopo aver vissuto ovviamente la sconfitta, la perdita di suo fratello, ma lo fa sempre con tutt'altro volto, con un volto molto molto statico, molto fermo. E non me lo spiego sinceramente, anche perché vi ripeto, ci hanno fatto vedere secondo me una bella sceneggiatura, anche un'ottima scenografia, l'episodio è stato gestito molto molto bene da quel punto di vista, ma purtroppo ci si perde su piccoli errorini. Comunque, dopo aver dedicato questi 3-4 minuti abbondanti alla scena praticamente finale, quindi ci siamo già balzati alla fine dell'episodio, ripartiamo dall'inizio, quindi riavvolgiamo un attimino ed arriviamo poi al punto focale di questo episodio. O meglio, secondo me ci sono due punti focali all'interno di questo episodio numero 127. Lo so che è strano, ma sì, ne sono due. Quindi ripartiamo, mancano 4 minuti alla fine del torneo del potere. I combattenti in gara sono Jiren per l'universo 11 e dall'altra parte 17, Freezer, Goku e Vegeta per l'universo 7. E quindi abbiamo Jiren rimasto praticamente solo, l'ultimo in realtà baluardo di questo universo 11, che sfoggia a questo punto tutta la sua potenza, o meglio parte della sua potenza probabilmente, che non avevamo mai visto, ed addirittura per mostrarci tutta la sua grandezza ritroviamo un personaggio che ha un'aura e allo stesso tempo la sua aura ha un'altra aura. E questo è tutto dire. Poi lui già è fortissimo di per sé. Gli fanno avere anche una sorta di power up. Sembra quasi per dirvi una sorta di pure progress deed, che
non è visibile, o meglio, sì, vediamo quest'aura incredibile e cose simili, però allo stesso tempo non vediamo un cambiamento in lui fisico, non vediamo un colore di capelli diverso, non vediamo queste robe, però allo stesso tempo percepiamo davvero un potere, un nuovo potere acquisito da parte di Jiren che non avevamo mai visto prima d'ora. D'altra parte abbiamo Vegeta che dopo il suo sacrificio, tra virgolette, riappare dal nulla, quindi riappare dal cratere in cui era finito e magicamente torna di nuovo in forza e riesce di nuovo a trasformarsi nel Saiyan Blue Beyond, un qualcosa del genere, quindi nel Super Saiyan Blue che ha oltrepassato ancora di più il limite. E questa è una cosa che mi fa storcere leggermente il naso, ma ormai diciamo che ci ho fatto più o meno l'abitudine. Nel giro di un minuto i guerrieri praticamente hanno recuperato le energie e poi perse, recuperate per... ormai, vi ripeto, ci ho fatto il callo. Quindi riparte di nuovo la battaglia e riparte di nuovo con gli attacchi combinati da parte di Goku e Vegeta. Scambi di colpi molto intensi, tutto molto colorato, tutto molto ben visibile, tutto molto bello. D'altra parte Jiren contrasta ovviamente i colpi dei Saiyan, li contrasta anche con la sua aura a tratti, che a me ricorda tantissimo comunque l'aura magari a tratti del Super Saiyan Blue ma anche dell'Ultra Istinto. Se ci fate caso ci sono quelle particelle molto molto simili all'aura del blu, ed allo stesso tempo ha anche una sorta di rivestimento dell'aura che ricorda tantissimo quello dell'Ultra Istinto, soltanto con una palette di colori completamente differenti. Non voglio dire nulla, però vi ripeto, secondo me Jiren ha l'Ultra Istinto tutta la vita. Bisogna scoprire ancora il segreto legato ai suoi occhi, perché riesce addirittura a counterare, cioè riesce a fare una sorta di counter con i suoi occhi, e sì, mi riporto praticamente al gergo di Dokkan a tratti, ed è molto particolare questa cosa e non vedo l'ora di scoprirla. Spero che ci spieghino di più dei power up di Jiren, di più della sua potenza reale. Riesce addirittura poi a dividere una Kamehameha con un solo pugno in due. Cioè accumula tanto di quel potere da farsi arrivare una Kamehameha addosso e con un singolo pugno la divide, e poi crea un'esplosione tale da mandar via sia numero 17 che Goku che Vegeta, tale da spazzar via davvero tutti, non dico fuori dal ring ma poco ci è mancato. Ed insomma, davvero da qui capiamo che questo personaggio ha ancora abbastanza da mostrare, non diciamo parecchio ma abbastanza, e c'è ancora abbastanza da capire. Infatti passiamo a questo punto finalmente allo scontro clou probabilmente di questo episodio, e cioè quello lì fra numero 17 e per l'appunto Jiren. Bene, era questo uno dei punti focali a cui volevo arrivare. Il fatto che questo episodio 127 l'abbiano dedicato al numero 17 e Jiren, secondo me vuol dire molto di più del voler rendere questo episodio soltanto un dobbiamo far fuori numero 17, facciamolo sacrificare. Io credo che il voler dedicare questo episodio quasi interamente a questi due guerrieri trova risposta proprio nelle loro storie. Infatti abbiamo assistito finalmente alla storia di Jiren, ovviamente ci aspettavamo, credo tutti, qualcosina in più, ma probabilmente ci verrà detto dell'altro, perché Jiren ha stoppato comunque Belmont dal raccontare ovviamente tutta la sua intera storia probabilmente. E insomma, ritroviamo quindi un personaggio che perde i suoi familiari. Poi andremo a sviscerare meglio questo discorso, devo dedicarvi quel video appunto sul desiderio di Jiren. Lo faremo probabilmente in settimana, se non settimana prossima. Ormai Fighters è finito, quindi possiamo tranquillamente dedicarci agli approfondimenti di Super, che sta per finire tra l'altro. E quindi vediamo la sua storia, quindi perde i suoi familiari, viene quindi consegnato in mano a questo maestro, in realtà si consegna nelle mani di questo maestro e combatte per ottenere sempre di più la forza suprema, per ottenere questa forza che è in grado di aprirgli qualsiasi porta, per secondo lui, sia dell'amicizia sia per quanto riguarda quella della giustizia. Quindi essenzialmente tutta la sua storia e tutti i suoi discorsi ruotano attorno al concetto di forza ed attorno al concetto soprattutto anche di debolezza. E sono due cose che sto tuttora studiando, sto cercando di capire davvero cosa si cela dietro queste parole, dietro questi due concetti all'interno della storia di Jiren, ma allo stesso tempo credo di aver capito ed aver trovato una sorta di analogia per quanto riguarda per l'appunto il significato di far combattere Jiren numero 17 all'interno di questo episodio. Infatti vi dicevo, molte similitudini, molte storie analoghe fra i due, in particolar modo per quanto riguarda la loro umanità. Infatti abbiamo due personaggi, seppur uno in un modo
ed uno nell'altro, che entrambi hanno perso la loro umanità. Numero 17 perde la propria umanità passando dall'essere un semplice umano all'essere un androide, per poi riacquistare la propria umanità dopo averne passati di tutti i colori e quindi dopo aver incontrato anche Goku e i suoi amici e dopo aver perso contro di loro. Allo stesso tempo ritroviamo in Jiren una storia molto simile di un umano che perde la propria umanità dopo l'assassinio dei suoi familiari. A tratti, secondo me, ritroviamo anche una sorta di storia che ricorda abbastanza la storia di Sasuke all'interno di Naruto, dove anche lì abbiamo una perdita di umanità, un accesso al lato oscuro, una devozione completa al concetto di forza, che poi riacquista la propria umanità grazie sempre alle amicizie. E probabilmente sarà a questo punto che vedremo arrivare Jiren. Dopo l'incontro con Goku e i suoi amici, probabilmente dopo la sconfitta, dopo chissà anche la vittoria, riacquisterà la propria umanità. Bisognerà vedere comunque come terminerà Super, ma probabilmente si arriverà a quello, ad un Jiren che ha perso la propria umanità, anche Toppo l'ha persa alla fine, ma che la riacquisterà in un qualche modo simile probabilmente ai casi che vi ho citato prima. Numero 17, post incontro con Goku e i suoi amici e post quindi famiglia, e Sasuke post storia dell'intero Naruto. Quindi insomma, fatemi sapere se avete trovato questa sorta di analogia fra i due personaggi, perché secondo me è visibilissima ma non a tutti. Ed ecco spiegato il motivo per cui hanno dedicato un vero e proprio episodio proprio al combattimento fra i due, anche perché il numero 17 gli fa proprio notare che Jiren non gli dice che ha una storia simile alla sua, ma gli fa notare che ha perso la sua umanità, gli fa notare che è molto legato al passato, che non riesce davvero a fare a meno del passato oscuro che si trova alle sue spalle, cosa che invece numero 17 è riuscito comunque a fare, è riuscito a buttarsi il passato alle spalle grazie all'aiuto della sua famiglia. Ritroviamo anche, per dirvi, all'interno dei loro desideri due pensieri al momento totalmente opposti, ma di due persone molto molto simili. Da una parte abbiamo un Jiren che ha delle idee abbastanza chiare riguardo il suo desiderio, dall'altra parte abbiamo un numero 17 che non vuol far altro che andare in vacanza con la propria famiglia. Ed abbiamo quindi questa contrapposizione fra i due, dove Jiren dice: ma sei cretino, cioè vuoi esprimere un desiderio per fare una vacanza con la tua famiglia, per fare un qualcosa di talmente umano? E dall'altra parte invece abbiamo un numero 17 che deride Jiren, gli dice: guarda, sei un folle, diciamo aggrappandosi così tanto al tuo passato e quindi volendo ottenere questa forza immensa che probabilmente non ti porterà più a nulla. Insomma, a livello di scrittura, come potete vedere, il tutto funziona davvero alla grandissima secondo me. Momento top dell'episodio: Freezer che sbuca dal nulla. Ah, ovviamente bisogna ricordare che durante il combattimento fra 17 e Jiren, 17 è l'unico vero e proprio personaggio che riesce ad infliggere un singolo colpo vero e proprio tangibile a Jiren, facendo capire che ovviamente nel momento in cui Jiren abbassa la guardia è comunque vulnerabile. Ma alla fine è lo stesso identico ragionamento che abbiamo fatto per mesi su Goku. È normalissimo, normalissimo. Quindi vi dicevo, momento top dell'episodio secondo me, la venuta di Freezer contro Jiren. Ancora una volta momento davvero molto molto bello. Abbiamo un Freezer colpito nei sentimenti, davvero molto molto preso da questo torneo del potere come non l'avevamo mai visto, ed ancora una volta viene completamente spazzato via dal proprio nemico. Sta facendo quasi la fine di Yamcha, per dirvi, spazzato via da qualsiasi combattente che gli si è parato davanti. Ovviamente lasciamo perdere diciamo questi paragoni a livello di potere, però comunque ci sta facendo una sorta di fine molto molto simile, ma spero ancora in un gran finale, perché Freezer è un personaggio su cui puntavo tantissimissimo. Ed insomma, sta arrivando dove vuole arrivare man mano, eh? Comunque, io direi di tagliare corto perché altrimenti qui la tiriamo troppo alla lunga, quindi numero 17, passiamo allo scontro finale. Numero 17 si fa quindi autoesplodere, ma abbiamo già parlato di tutta questa situazione all'inizio dell'episodio. Quindi autoesplosione, ecco, parliamo giusto del regolamento. Non può essere comunque il tutto gestito come, passatemi il termine, una sorta di violazione del regolamento, perché
Jiren non ha effettivamente ucciso numero 17, è numero 17 che si è autodistrutto. Per quale motivo si è autodistrutto? Per contrapporre la potenza per l'appunto dell'autodistruzione a quella del colpo di Jiren, che probabilmente avrebbe spazzato via tutti i guerrieri presenti sul ring. Ci può stare? Come non ci può stare? Perché il secondo punto focale di cui volevo parlarvi era proprio il nerf di Jiren. Jiren sembra a tratti essere stato nerfato all'interno di questo episodio rispetto a tutto ciò che abbiamo visto durante il torneo del potere. Invece no. Non è stato minimamente nerfato, perché comunque si è trovato a combattere, a differenza di tutti gli altri episodi, contro molteplici guerrieri contro di lui, e tutti con degli stili di combattimento molto differenti fra di loro e che l'hanno messo molto in difficoltà rispetto ad esempio al combattere contro un Goku ultra istinto, contro un Goku che comunque ha avuto modo di studiare per tutto il torneo del potere. Quindi ecco, giusto per dirvi, non si tratta di un nerf, ma più che altro si tratta di un Jiren messo in difficoltà e che sì, sta anche accusando in un certo senso un pochino di stanchezza. È fisiologico, è ovvio. Quindi vi dicevo, tornando al discorso dell'autodistruzione, potrebbe starci un pochino forzata come cosa. Dubito che un'autodistruzione di 17 possa davvero contrapporsi al potere di Jiren. Però, diciamo che per l'intensità del momento, per l'intensità del gesto, possiamo prenderla per buona. Ci può stare. È un sacrificio. Sono le ultime parole di 17. I suoi ultimi lasciti, tra virgolette. Quindi, per me, è passabile come cosa. Ed anche questo va oltre il concetto di forza. Va oltre il concetto di giustizia di Jiren. Arrivati a questo punto, abbiamo concluso questo episodio numero 127. Insomma, c'è stato davvero molto di cui parlare, secondo me. Ovviamente sì, mancano 3 minuti alla fine di questo torneo. Nel prossimo episodio vedremo Vegeta combattere contro Jiren. Bene, non vedo l'ora. Non vedo l'ora perché stiamo per addentrarci davvero in uno scontro finale. Quindi è un 3 contro 1 davvero pazzesco. E altra cosa che volevo solo sottolineare leggermente, così senza andare oltre, ma poi approfondiremo sicuramente nell'altro video legato a Jiren, è la superficialità con cui si rivolge Jiren a Belmond. Mi sembra molto molto strana, perché gli si rivolge, come potete vedere, non come un dio della distruzione, ma gli si rivolge quasi come un suo pari. Gli si rivolge anzi come per l'appunto un guerriero che è più forte di un dio della distruzione, perché sì, dovrebbe essere più forte di Belmont, assolutamente. Però allo stesso tempo non rispetta la sua carica di dio della distruzione. E questo è molto molto importante e molto interessante. Ci dirà sicuramente delle cose in futuro tutto ciò, e probabilmente avrà anche dei riscontri all'interno della sua storia, ma poi ne parleremo. Quindi, a questo punto, chiudiamola qui, vi invito a lasciare un mi piace se questa recensione vi è piaciuta e se l'episodio vi è piaciuto. Anzi no, cioè, lasciate mi piace solo se la recensione vi è piaciuta, lasciate perdere l'episodio, perché non è detto che se non vi è piaciuto l'episodio non vi debba piacere anche questa recensione, ecco. Quindi mi piace, commento, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video. Se ho dimenticato qualcosa fatemelo sapere nei commenti, vi risponderò sicuramente lì. E quindi signori, noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.